Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 in apertura. Andiamo a Chieti per il bilancio che il questore Ruggero Borzacchiello ha illustrato rispetto alle attività svolte nel corso del 2019 dalla Polizia di Chieti. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Calo sostanziale dei reati commessi a Chieti e provincia, passati da 10.503 a 9.000, con le misure di prevenzione e poi controllo del territorio che hanno portato al raggiungimento di risultati significativi sul fronte della sicurezza reale e di quella percepita dai cittadini. Questo in sintesi il bilancio del 2019 reso noto dal questore del capoluogo teatino Ruggero Borzacchiello, che questa mattina ha incontrato i giornalisti per la tradizionale conferenza stampa di fine anno. Chieti si conferma tra l'altro tra le città più sicure nel paese. Resta un'attenzione particolare alle zone del Vastese a rischio di infiltrazioni della malavita pugliese. Questo dato è stato estrapolato un po' dalle classifiche che solitamente vengono stilate a fine anno dalle maggiori testate quotidiane nazionali. Il discorso della sicurezza è sempre stato ai primi posti della nostra attività, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione. Il fatto stesso che i reati siano in netta flessione e calo rispetto all'anno scorso, che ci sia stato un numero maggiore di pattuglie sul territorio della provincia, sta a significare la bontà del lavoro svolto. La prevenzione è ai primi posti della nostra attività, perché comporta anche un'attenta riflessione su quello che arriva, che succede sul territorio, e quindi di conseguenza cerchiamo di adattarci a quelle che sono le situazioni che si presentano. Però non solo la prevenzione, anche la repressione ha comportato ottimi risultati da parte degli uomini della squadra mobile, sempre attenti alle problematiche in tema soprattutto di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, e anche l'attività dei commissariati nelle loro zone di competenza, che come sapete molto spesso sono oggetto di scorribande, chiamiamole così, da parte di appartenenti alla malavita pugliese e campana. Diminuiscono le chiamate al 113. Sì, anche questo è un dato che fa riflettere, perché se c'è una minore chiamata al 113 vuol dire che ci sono anche minori reati o quantomeno delle situazioni allarmanti che non sono indicate e registrate. Particolare attenzione avete posto soprattutto per quel che riguarda le truffe agli anziani, con importanti operazioni portate a termine negli ultimi mesi. Sì, questo è un fenomeno che definisco odioso, perché viene perpetrato ai danni di anziani che purtroppo non possono difendersi, e anche qui abbiamo ottenuto dei successi con l'arresto di 4 personaggi di spicco di organizzazioni malavitose campane, che hanno rappresentato uno spaccato su quello che è la divisione dei compiti di dove e come colpire, e quindi è un fenomeno che ci sta particolarmente a cuore e cerchiamo sempre di tenerlo ai primi posti nella nostra attività. Quest'anno, grazie all'interessamento sia mio e grazie soprattutto alla nuova riorganizzazione che è in atto nel nostro dipartimento per quanto riguarda sia le questure che i commissariati, abbiamo potuto contare sull'immissione di nuove forze, perché è necessario anche un certo ricambio generazionale, perché purtroppo l'età media è abbastanza alta, quindi ben vengano forze fresche a dare un nuovo contributo nella lotta al crimine. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Teramo. Nel Partito Democratico, commissariato dal settembre scorso, inizia la fase congressuale che porterà all'elezione del nuovo segretario provinciale. Il congresso si svolgerà a marzo del prossimo anno, dopo aver consultato i 47 circoli attivi sul territorio e circa 2.000 iscritti. Ci dice di più nel servizio Tania Bonnici Castelli. Il PD Teramano esce dalla fase di commissariamento iniziata nel settembre scorso e apre ufficialmente i lavori di preparazione del prossimo congresso provinciale, fissato per il mese di marzo 2020. Inizieranno subito le consultazioni dei 47 circoli attualmente attivi sul territorio per sondare la base del Partito Democratico, che in provincia conta circa 2.000 iscritti. Un processo questo che porterà all'elezione del nuovo segretario provinciale e di organismi nuovi. Una grande rigenerazione di questo partito, come assicura l'attuale commissario Pietro Di Stefano.
entro marzo il nuovo congresso, ma dove sta andando il Partito Democratico di Teramo? Ma il Partito Democratico di Teramo sta andando verso la rielezione dei propri organismi, del proprio segretario nel territorio e verso il superamento di una fase, come dire, anche forte, perché un commissariamento comunque per un partito è una fase forte, però ha ricostruito chiarezza, sia con la scissione che c'è stata, coloro che se ne sono andati, sia con la riorganizzazione dei circoli e sia con l'interrogare, come dire, la propria base territoriale, che oggi la vedo più invogliata a fare politica. Chiunque vorrà candidarsi a segretario provinciale del PD teramano dovrà presentare la propria candidatura entro il 31 gennaio 2020. I nomi dei possibili candidati, Simone Aloisi, segretario comunale del PD di Roseto, e per Giorgio Possenti, non sono stati confermati da Di Stefano, sicuro di arrivare ad una candidatura unitaria e condivisa. Chi si presenterà a questo congresso? Io spero che si possa arrivare a una candidatura unitaria, perché dobbiamo uscire dal confronto del nome e trasportare il confronto sui progetti e sulle idee. Quali sbagli non rifarete? Io credo che non bisogna fare lo sbaglio dell'autarchia, quello di pensare che un gruppo dirigente elabora e gli altri seguono. In politica non è possibile questo. Un gruppo dirigente elabora e gli altri, con gli altri si confronta poi, e poi la linea si addrizza. Questo porta risultati perché rende protagonisti tutti. Adesso una notizia di cronaca che riguarda sempre la provincia di Teramo: controlli in mare sulle unità di pesca, nei porti, nelle fasi di vendita all'asta, nei ristoranti e nei centri di stoccaggio e lavorazione del pesce. Questa è l'attività portata avanti dalla Guardia Costiera di Giulianova nel mese di dicembre. Contestate sanzioni per oltre 10.000 euro e sequestrata una tonnellata di prodotto ittico di vario genere, pronto ad essere immesso sul mercato ma privo di ogni forma di tracciabilità. L'attività ispettiva, dice la Guardia Costiera, rientra nel più ampio spettro dell'operazione mercato globale condotta a livello nazionale, che ha portato sempre in tutta Italia a 13.000 verifiche e al sequestro di 80 tonnellate di prodotto ittico non conforme, oltre all'elevazione di sanzioni per un importo superiore a 1,3 milioni di euro. Andiamo a Pescara. La presidente dei premi internazionali Flaiano, Carla Tiboni, questa mattina con una conferenza stampa ha voluto commentare l'esclusione dei premi giunti alla 47esima edizione dalla legge di bilancio regionale approvata 2 giorni fa. Vediamo. Avvocato Tiboni, il bilancio della regione è stato approvato, non ci sono fondi, o almeno non ci sarebbero fondi per i premi internazionali Flaiano, la manifestazione più importante che c'è nella nostra regione. Lei ci è rimasta male? Ma io ieri ho appreso dai giornali, leggendo l'elenco delle manifestazioni che verranno finanziate, che il premio Flaiano era stato escluso. Io non conosco i criteri di questa, con cui sono state scelte le associazioni e i premi, e questi criteri, ripeto, sono evidentemente stati elaborati all'interno dell'emendamento. Non conosco, non ho notizie dirette. Certo è, la domanda che io pongo alla Regione è: perché il premio Flaiano è stato escluso dai finanziamenti della Regione? Ringrazio il sindaco Carlo Masci, perché dimostra ancora una volta, lo aveva già dimostrato in passato quando ero assessore regionale, un attaccamento ai premi Flaiano e soprattutto la comprensione dell'importanza di questi premi dal punto di vista non soltanto culturale ma anche turistico. E poi diciamo che i premi Flaiano un po' appartengono alla storia dell'Abruzzo. Ringrazio anche l'assessore Febo, che tramite lei mi dà notizia rassicurante, cioè che ci saranno i fondi per il premio Flaiano, quindi noi che stiamo già lavorando all'edizione del 2020
siamo fiduciosi, non possiamo che essere fiduciosi, perché tra le altre cose fra 2 anni ci sarà la cinquantesima edizione celebrativa, quindi dei premi Flaiano, e quindi come vede le esigenze cresceranno e abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno anche della regione. Altra news di cronaca, sequestrata dai carabinieri di Pescara, droga destinata al mercato locale della Movida pescarese, soprattutto in questi giorni di festività per il Capodanno. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno infatti fermato un cinquantenne che è stato trovato in possesso di 150 grammi di cocaina, 50 grammi di eroina e 5.500 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio. L'uomo, sorpreso con la droga in un appartamento del quartiere Rancitelli a Pescara, dove si trovava una donna ristretta ai domiciliari, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ed ora cambiamo argomento e ci occupiamo nel Chietino della crisi idrica che sta destando numerose polemiche e che vede la protesta veemente dei cittadini, soprattutto nel Vastese. Il sindaco Menna chiede un tavolo interistituzionale per gli investimenti sulla rete idrica. La vicenda è successiva alla rottura dell'acquedotto, della condotta dell'acquedotto del Verde. Vediamo il servizio. Rientrata l'emergenza idrica a Vasto tra le polemiche che avranno uno strascico lungo. I lavori per il ripristino del servizio dopo la rottura dell'acquedotto principale del Verde a Fara San Martino ha lasciato a secco i rubinetti di alcuni quartieri della città fino a domenica pomeriggio. Dalla Sasi giustificano i ritardi sulla riattivazione dell'erogazione dell'acqua con problemi di natura tecnica sopraggiunti durante le manovre. Convogliare acqua in rete, riattivare i numerosi serbatoi sul territorio non è semplice, come riaprire un rubinetto di casa, dicono, ma per l'utente finale diventa sempre più difficile comprendere i problemi tecnici quando manca un servizio primario come l'acqua, pagato anche con i recenti aumenti retroattivi in bolletta e a consumo non effettivo ma stimato, fanno notare alcuni, sottolineando di aver consumato molto meno di quanto fatturato dall'ente gestore. Le lamentele degli utenti inferociti si moltiplicano sul web, mentre il sindaco di Vasto chiede un tavolo istituzionale tra Regione Abruzzo, provincia di Chieti, comuni e Sasi per risolvere il problema delle reti colabrodo. È ora di porre rimedio a 70 anni di mancati investimenti, dice Francesco Menna. Alcuni condomini si sono attrezzati privatamente con le autobotti, chiedendo perché questa volta non sia stata la Sasi stessa a fornirle, come avviene durante l'estate. L'emergenza idrica nel Vastese ha anche uno strascico politico. Dal centrodestra cittadino e dal Movimento 5 Stelle chiedono a gran voce le dimissioni del presidente Sasi Gianfranco Basterebbe e del suo CDA, rinnovato la scorsa primavera con Mayra Roberti di Lentella in quota al PD e Corrado Varrati della Lega, vice sindaco di Gamberale. Tempo di bilanci di fine 2019 anche per il WWF Abruzzo, che racconta in un comunicato le attività svolte nel corso di questo anno che sta per terminare, e delinea anche gli obiettivi e i temi sensibili del 2020. Vediamo. L'impegno per la salvaguardia dell'orso bruno marsicano, quello nelle 6 aree protette gestite dal WWF, poi la battaglia contro il metanodotto SNAM in Valle Peligna e per la tutela dell'acquifero del Gran Sasso. Il WWF Abruzzo traccia il bilancio delle attività svolte nel 2019 che sta per terminare. Un anno di grande impegno per le 4 organizzazioni locali, le 6 oasi, i centri di educazione ambientale e i nuclei di vigilanza del WWF presenti in regione. Per l'associazione simbolo del 2019, l'orso bruno marsicano. Infatti il WWF ha lanciato la campagna Orso 2x50, che punta al raddoppio dell'esigua popolazione di orso marsicano entro il 2050. Grazie ai fondi raccolti, il personale dell'Oasi WWF Gole del Sagittario e i volontari WWF hanno messo in opera nuovi recinti elettrificati che costituiscono una delle azioni di prevenzione maggiormente consolidate.
Nel 2019 è proseguito anche il progetto Salva Fratino Abruzzo, promosso assieme all'area marina protetta Torre del Cerrano. La specie ha fatto registrare nel 2019 un miglioramento rispetto all'anno precedente, con 43 nidi individuati lungo gli oltre 100 km di costa abruzzese e con un successo di schiusa del 51%. Nelle aree interne l'associazione ambientalista ha proseguito la battaglia contro il metanodotto SNAM e la centrale di Sulmona, anche se il ricorso al TAR delle amministrazioni locali e degli ambientalisti è stato rigettato. Nella fase istruttoria tuttora in corso vi sono molteplici evidenze che, secondo il WWF, esprimono la necessità di riaprire una procedura di VIA superata dalle ulteriori conoscenze acquisite. Nell'anno che sta per terminare, prosegue il WWF, sono continuate anche le grandi battaglie ambientali che hanno caratterizzato gli ultimi anni in Abruzzo. Prima fra tutte quella per la tutela dell'acquifero del Gran Sasso, che rifornisce d'acqua a oltre 700.000 abruzzesi. L'impegno del WWF, che opera anche attraverso l'osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso, è quello di arrivare nel 2020 allo spostamento delle sostanze pericolose dai laboratori e l'avvio della messa in sicurezza definitiva del sistema Gran Sasso. Tra i punti all'ordine del giorno nel nuovo anno anche la bonifica del sito inquinato di Bussi sul Tirino, situazione che si trascina da anni e per la quale, dice il WWF, non si sono fatti concreti passi in avanti neppure nel 2019. Resta assurda per gli ambientalisti anche la situazione dell'area commerciale del centro Megalò, a due passi dal fiume Pescara a Chieti. Si continua infatti ad insistere con progetti per nuove costruzioni nonostante le evidenti problematiche. Il WWF continua a contrastare ogni nuova proposta in tutte le sedi, a iniziare dalle aule dei tribunali. Uguale impegno contro la realizzazione della terza discarica in contrada Santa Lucia ad Atri, mentre ancora si attende la messa in sicurezza dei due lotti già realizzati. Infine, una nota sui problemi irrisolti di inquinamento ed erosione dei corsi d'acqua, così come quella dell'operatività dei tanti depuratori. Promesse e primi investimenti sembrano andare nella direzione giusta, dice il WWF, ma i dati dell'ARPA continuano a presentare un quadro allarmante molto lontano dall'obiettivo del buono stato di tutti i corsi d'acqua che avrebbe dovuto essere ottenuto già da anni. E siamo così arrivati allo sport, partiamo dalla Serie B e dunque dal Pescara. Nel match dell'ora di pranzo di ieri, Pescara e Chievo hanno pareggiato 0-0 ed hanno così chiuso il girone d'andata. Appaiate a quota 26 punti ad una lunghezza dalla zona playoff. Ora la sosta con i calciatori biancazzurri che torneranno a sudare dopo l'Epifania, quando si saprà, si sarà aperto anche il mercato invernale, dunque si inizieranno ad avere anche i primi movimenti. Vediamo il servizio. Non è bastata una buona prova al Pescara per superare il Chievo e chiudere il 2019 con il botto. Ci hanno provato per tutti i 90 minuti biancazzurri, ma la palla non ha voluto saperne di entrare alle spalle di Nardi. All'Adriatico è finita così 0-0 con la formazione veneta, mai battuta dagli abruzzesi negli ultimi 20 anni, e che si è confermata anche oggi un cliente scorbutico per Drudi e compagni. Zauri nel 4-3-2-1 cambia tre pedine rispetto a Livorno, con il ritorno nell'11 iniziale di Fiorillo dopo due mesi, di Masciangelo sulla fascia sinistra di difesa a posto di Del Grosso e di Castanos per Memusciai, non convocato per motivi disciplinari. La formazione veneta senza Meggiorini e Obi, Semper e Center si schiera con il modulo ad albero di Natale. Dopo 30 secondi cartellino arancione per Masciangelo, che commette un duro fallo su Segre nella zona di centrocampo. Grossa ingenuità per il difensore abruzzese, che rischia di lasciare i suoi compagni in 10 uomini. Meglio i veneti in avvio di partita, con Vignato che al sesto dei 20 metri sfiora il palo. La squadra di Marcolini appare meglio registrata, ma poi il Pescara crescerà con il trascorrere dei minuti. Al 13° Scognamiglio in proiezione offensiva controlla il pallone in area e calcia di pochissimo fuori. Passano 60 secondi e Masciangelo, tra i migliori dal limite, con un tiro insidioso, chiama Nardi al salvataggio in angolo. Cresce il Delfino con il passare dei minuti. Il Chievo però non sta a guardare, visto che fra il 24° e il 25° ha due opportunità, prima con Garritano murato da Drudi e poi con Pucciarelli che colpisce il palo esterno della porta difesa da Vincenzo Fiorillo. Al 28° in un match divertente si rivedono i locali, ancora con Masciangelo che in area tira fuori. Alla mezz'ora Macin, innescato da Maniero dopo un errore della difesa veronese, la combina però grossa, mancando il vantaggio tutto solo davanti a Nardi e facendo imbestiarire il pubblico di casa.
Il Pescara meriterebbe il vantaggio, invece la gara resta sullo 0-0 con i biancazzurri però in palla, insidiosi anche al 35esimo con Maniero che appare davvero in giornata positiva. La partita dell'Adriatico resta apertissima con Busellato che poi al 42esimo sbaglia il pallonetto sull'uscita del portiere ospite. Il primo cambio è Veneto con Giaccherini che prende il posto di Pucciarelli. Al quarto d'ora gran giocata di Maniero e cross in aria per Galano che al volo da ottima posizione mette a lato. A fare la gara il Delfino che dopo aver sprecato tanto in attacco rischia al 20esimo quando Segre impegna Fiorillo che si salva. I biancazzurri ci credono e continuano a spingere rischiando poi al 26esimo quando Giorgevic, servito da Giaccherini, si ritrova davanti a Fiorillo mancando però il bersaglio grosso. Zauri al 28esimo manda in campo Melegoni per Busellato con gli ultimi 15 minuti di partita che vedono al 31esimo anche il ritorno in campo di Di Grazia che prende il posto di Macin apparso in giornata negativa e non solo per il gol divorato nel primo tempo. Zauri passa al 4-3-3 per cercare di vincere la gara, ma fino al 94esimo non accade poi più nulla con il pareggio che alla fine accontenta più la formazione ospite che il Pescara, che però riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta a Livorno. Ma io sono moderatamente soddisfatto, la squadra ha fatto quello che gli ho chiesto, ci hanno messo anche del loro ovviamente, perché i giocatori di calcio non sono soldatini, quindi si impegnano e fanno quello che reputano opportuno in alcune situazioni, quindi ci hanno messo tutta, ci abbiamo provato, abbiamo delle situazioni molto importanti per poterla sbloccare, poi il calcio vive di momenti e di episodi, a un certo punto rischiamo anche di perderla con una palla gol che hanno avuto loro, quindi sono contento per l'impegno e per la prestazione, quello sì. Tra le note positive, due in particolare, la quinta partita stagionale senza aver subito gol e poi direi una prova molto molto positiva di Riccardo Maniero. Assolutamente, Pippo ha fatto benissimo anche a Livorno dove ha trovato il gol sul rigore, oggi è un giocatore che a distanza di pochi giorni ha fatto due partite diciamo intere da elogiare, evidentemente si è preparato bene per poterle affrontare, complimenti a lui. Non c'è stata la convocazione di Memusciai per motivi disciplinari, poco fa ai nostri microfoni il presidente Sebastiani ha detto decisione giustissima, il giocatore ha sbagliato, bene ha fatto Zauri a non convocarlo. Ma io non ce l'ho con nessuno a prescindere, poi credo che tutti quanti voi l'abbiate vista in diretta, per cui io devo tutelare assolutamente la mia squadra, il mio gruppo, ho detto che non tutti i giocatori sono uguali ma le regole sono uguali per tutti, quindi abbiamo massimo rispetto per tutti e lo pretendiamo, dopo chiaramente si può sbagliare, è importante ammetterlo e si riparte da zero. Tornerà disponibile ovviamente arruolabile per la gara con la Salernitana? Ma assolutamente sì, non vedo il motivo per cui non debba esserci. Serie C adesso, tra qualche ora inizia il mercato dei professionisti e il Teramo dovrà ridisegnare se stesso considerando che qualche pedina andrà presa ma qualche altra andrà inevitabilmente ceduta. Tutto questo senza mai perdere di vista l'obiettivo dei playoff, il punto di Jacopo Forcella. Nessuna rivoluzione, solo qualche correttivo negli interpreti. Non sarà un mercato intenso come quello estivo, ma in casa Teramo i movimenti saranno ponderati sulla base delle esigenze, anche societarie, puntando alle occasioni e soprattutto a valorizzare quello che c'è e che è stato sfruttato meno nei primi mesi della stagione. Occhio a quello che accade soprattutto in casa Catania, a proposito di opportunità, perché a molti giocatori della squadra etnea è stato appena consigliato di cercare lì di migliori, magari più proficui dal punto di vista economico, e questo per chi cerca un affare invernale è occasione ghiottissima. Il Diavolo avrebbe bisogno di un terzino sinistro, Zanchi non ha convinto pienamente e le altre strade per ora neppure. E allora il pensiero va a Pinto, che gioca proprio con i rossoazzurri e sul quale si stanno facendo delle valutazioni anche in relazione alla coesistenza potenziale con Tentardini. Il ragazzo ex Monza, dopo l'infortunio grave di Luca Di Matteo, è stato costretto a giocare tutte le partite senza mai tirare il fiato, ma lo ha fatto bene, è un classe 96 e ha ancora ampi margini di miglioramento. Con un rinforzo di esperienza assoluta come l'ex Pescara, che ha 28 anni, per Tentardini potrebbero chiudersi le porte della titolarità. Ecco perché c'è ancora qualche riserva su un esterno che anche al Bonolis prima di Natale ha fatto vedere il suo indubbio spessore. Davanti ci sarebbe l'opzione che porta a Max Barisic, l'attaccante sloveno non è una vera prima punta
Costa, ma ha 24 anni e può essere un partner buono per Magnaghi qualora le condizioni del 2020 richiedessero uno schieramento con due centravanti invece che con uno solo come è stato finora. Barisic ha fisico e all'occorrenza è in grado di interpretare il ruolo di unico centravanti anche se non è esattamente la sua posizione naturale. Chiaramente se dovesse aprirsi uno spiraglio per Matteo Di Piazza, lui sì, il bomber della squadra etnea, c'è da stare certi che il Teramo proverà a chiedere informazioni, anche se su di lui la concorrenza è elevatissima. Ma più in generale il nuovo anno dovrebbe portare dei correttivi in relazione alla filosofia di gestione della squadra. Tutti potenzialmente sono sul mercato, anche i big. Tutti devono dimostrare di poter valere un progetto importante come quello biancorosso, con Bruno Tedino che avrà il compito non facile di ridisegnare il diavolo inserendo i giovani in organico, gestendo giocatori che potrebbero essere scontenti se cambiano le gerarchie e in più blindare in maniera definitiva quel posto playoff che rappresentava l'obiettivo minimo e che oggi è un patrimonio da tutelare, provando anche a discostarsi, se ce ne fosse bisogno, dal modulo ad albero di Natale cercando di passare alle due punte. Il resto in uscita dovranno farlo Iaconi e Federico e se il compito di Tedino è complicato, quello dei due dirigenti appare al limite della fantascienza. Vendere è complicatissimo, ancor di più dopo un girone d'andata ampiamente insufficiente. Prestare significa continuare ad avere giocatori potenzialmente a libro paga che si smette di remunerare in parte per un breve periodo di tempo, sperando che nella squadra in cui vanno facciano molto meglio. In più dovranno affiancare l'allenatore nel gestire le situazioni più spinose, qualora qualcuno rimanesse in organico ma senza spazio a sufficienza per giocare. Vendere, comprare, rimodellare, tre verbi che ad anno nuovo in casa Teramo dovranno per forza far rima con rimontare. È tutto per questo appuntamento con il TG6, vi ricordo come di consueto che se volete trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente e sul sito www.tv6.it, vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi per parlare chiaramente del Pescara e tracciare anche un consuntivo del 2019 che sta per terminare. Grazie ancora per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.